Ciao a tutti ragazzi e bentornati ad un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere tra le righe. Oggi sono qui per parlarvi di una reading challenge a cui ho deciso di partecipare nel periodo di Natale. Si tratta della Read and Share Christmas Challenge. Questa challenge è organizzata da Giada di Reading Can Save Us, Gabriella di Fangirl in Love with Books, Chantal di Fairy with a Bit Fit e Ileana di Oma che Ansia. Si tratta in sostanza della versione natalizia di una challenge a cui ho partecipato quest'estate, la Read and Share Summer Challenge. La versione estiva mi era piaciuta veramente molto, mi ero divertita, l'ho trovata un'idea molto carina, quindi ho deciso di partecipare anche stavolta e ringrazio le creatrici di questa Reading Challenge per averla riproposta. Come funziona questa challenge? In pratica bisogna ovviamente leggere dei libri, questi libri devono essere scelti in modo tale da soddisfare 5 categorie di libri che sono state decise dalle creatrici di questo tag e che poi vi elencherò. Questi libri possono anche non essere necessariamente 5, basta che soddisfiate tutte le categorie, quindi un libro può valere per più di una categoria. Questa challenge è collegata a Instagram, quindi oltre a leggere i libri di queste categorie, bisognerà pubblicare delle foto sul proprio profilo Instagram. Le foto saranno a tema e la pubblicazione delle foto partirà il 13 di dicembre, che dovrebbe essere tra l'altro oggi, nel senso che speravo di pubblicare questo video prima, ma alla fine mi sa che lo pubblicherò alla fine proprio il giorno in cui inizierà la challenge su Instagram. Comunque sotto i video delle creatrici della challenge troverete tutte le varie date, ve le ripropongo comunque qua sotto, ma comunque vi lascio qua sotto tutti e quattro i video delle quattro creatrici così che possiate avere un riscontro riguardo alle informazioni che vi do. In più, rispetto alla challenge di quest'estate, c'è il fatto che settimanalmente usciranno dei video in collaborazione tra queste quattro booktuber. Come fare a partecipare? È molto semplice, dovete seguire su Instagram e su YouTube queste quattro booktuber, le quattro ragazze che hanno creato la challenge, e in più dovete rispondere sotto i quattro video dicendo partecipo. Credo che anche magari delle partecipazioni dell'ultimo momento vengano accettate, speravo di proporlo prima anche per avvisare eventualmente persone che non lo sapessero. Comunque ho già nominato questa challenge sulla mia pagina Instagram, quindi coloro che mi seguono magari su Instagram l'avranno vista sulla pagina. Credo di aver detto tutto, in ogni caso vi lascio sotto nell'info box tutte le informazioni nonché i video di cui vi ho parlato poco fa. Passiamo adesso alla mia TBR, quindi alle categorie che sono state scelte per questa reading challenge. Io ho scelto tre libri, di cui due cartacei e uno in ebook. Categoria numero 1, Babbo Natale, un libro in cui ci sia la lotta tra il bene e il male. Per questa categoria ho scelto Antea di Rebecca Mazzarella. Si tratta di un fantasy, qui si andava un po' sul sicuro, nel senso che lotta tra il bene e il male è un classico di ogni libro fantasy. La protagonista è una ragazza di 16-17 anni che scopre di appartenere a una famiglia di persone che sono delle creature magiche. Sostanzialmente lei scopre di essere una ninfa e viene poi portata ad Antea, che è la città dove vivono le ninfe. Qui dovrà adattarsi alla sua nuova vita e difendere poi la città da un grande male. Ovviamente su questo la trama è un po' vaga. Comunque questo per la prima categoria. Categoria numero 2, Albero di Natale, un libro in cui c'è della diversità. La diversità può essere interpretata in vari modi, può essere di qualsiasi tipo: etnica, religiosa, di sesso, di orientamento sessuale, insomma può essere interpretata in tanti modi. In questo caso ho sempre scelto Antea e in questo caso la diversità sta nel fatto che lei non è umana come pensava di essere, quindi ci sono da una parte gli umani e dall'altra parte le ninfe e sospetto anche altre creature magiche. Categoria numero 3, Panettone contro Pandoro. Tra l'altro, qualora vi interessasse, io mi schiero dalla parte del Pandoro, fatemi sapere se qualcuno di voi la pensa come me. Io non amo molto le uvette e i canditi, comunque torniamo a noi. La dicitura di questa categoria dice: un libro molto discusso che alcuni hanno odiato e altri amato. In questo caso ho scelto un libro che non ho ancora letto, nonostante sia famosissimo, sia uscito un po' di tempo fa, ed è L'amore bugiardo di Gillian Flynn. Ora, io non sono molto informata sulle diatribe di questo libro perché ho cercato di tenermi lontanissima da qualsiasi tipo di spoiler, però so che questo è un libro di cui si è molto parlato e tutti i libri di cui si parla molto tendono a dividere la critica, quindi ho sentito cose bellissime, ma sicuramente ci saranno anche persone che non l'avranno apprezzato, quindi ho pensato che andasse bene per questa categoria.
tutti sapranno di cosa parla questo libro, ma sapete che io sono una persona equa, quindi comunque dico due parole. Si tratta di un thriller in cui c'è una coppia di cui lei scompare. Sembravano la coppia perfetta, ma questa immagine viene messa in dubbio quando vengono trovate delle prove che farebbero pensare che in realtà lei subisse degli abusi in casa, e quindi ovviamente lui, il marito, diventa il principale sospettato. Cosa è veramente successo? Categoria numero 4, Fiocco di neve, un libro con colori freddi sulla copertina. Ovviamente avrete capito che qui ho scelto di nuovo Antea, la copertina è tutta blu e quindi ovviamente andava benissimo in questo caso, e quindi questa è l'ultima volta che vi parlerò di Antea. L'ho fatto valere, come avete capito, per 3 categorie. Categoria numero 5, nonché l'ultima, Regali, un libro regalato ma non ancora letto. Io qui sono andata in panico, ragazzi, perché purtroppo io da anni non ricevo un libro. Leggo talmente tanto che ormai le persone hanno paura di regalarmi qualcosa che io abbia già, e quindi io non ho in realtà libri che mi siano stati regalati e che io non abbia ancora letto. Sono andata a riguardarmi tutta la libreria e vi giuro che non c'è niente, anche perché l'ultimo regalo in forma di libro risale a parecchio tempo fa. In questo caso ho deciso di usare un escamotage, spero che le creatrici perdonino per aver fatto la furbetta, ma era, veramente non ho libri che corrispondano in pieno a questo tipo di categoria. Ho scelto un libro che mi è stato prestato. Va bene, spero che vada bene lo stesso. Il libro che ho scelto è Il colore della magia di Terry Pratchett. Ho già parlato sul canale diverse volte di questo autore. Questo libro mi è stato prestato da mio cugino, è un libro ambientato come quelli che ho già letto nell'universo di Mondo Disco. Parla del viaggio di due protagonisti che mi pare si chiamino Due Fiori e Scuotivento all'interno del Mondo Disco. Terry Pratchett è uno scrittore un po' particolare perché scrive dei romanzi fantasy e comici, quindi sono dei fantasy che fanno ridere, vi assicuro che fanno veramente ridere, mi piace un sacco leggere i suoi libri, li vanno benissimo per quei periodi in cui si vuole qualcosa di leggero che risollevi il morale. Questo è o il terzo o il quarto libro che leggo di questo autore, quindi questa è la mia scelta. Bene ragazzi, credo di aver terminato, il video finisce qui, vi ho detto come funziona la challenge, vi ho fatto vedere la mia TBR, quindi spero di essere stata completa nelle informazioni da darvi. Come vi ho detto, sarà la terza volta che ve lo dico, però fa niente, vi lascio tutto sotto. Spero che qualcuno di voi partecipi a questa challenge, fatemi sapere se parteciperete, nel qual caso quali libri avete deciso di leggere. Come sempre nell'info box trovate i miei contatti Instagram e Goodreads, su Instagram trovate la pagina ufficiale del mio canale, per cui se volete seguirmi extra YouTube mi trovate soprattutto lì. Se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o che vedete il mio video, date un'occhiata agli altri miei video, se vi va iscrivetevi. Io vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!